Parto con un'idea mia che poi non è. Con la partita con Alessandria che avevo detto che non ci si poteva aspettare niente di più, con la partita con la Miralep forse ci si aspettava una svolta più decisa. Da fuori non è sembrato, però magari a me ti passa così, a te no. Quanto ci vorrà, a tuo avviso, perché ci sia la svolta, l'unica che ci può consentire di risalire in classifica? Guarda, in questo momento credo che ci sia stata una svolta decisa, come hai detto tu, riguardo a una squadra compatta, una squadra unita, una squadra con lo spirito e l'atteggiamento giusto, una squadra che arrivava da 8 gol subiti in 3 partite e nelle due gare che abbiamo fatto sono stati subiti 0 gol, rischiando con l'Albino Leffe in una situazione, con l'Alessandria mai. Poi per quello che riguarda la svolta dal punto di vista del gioco è chiaro che però sicuramente dobbiamo cercare di fare qualcosa in più, dobbiamo cercare di avere qualche soluzione offensiva in più, di proporla in campo, di essere una squadra più propositiva sicuramente, però se vogliamo partire dalle basi di una squadra che va in campo con un'idea, un'impronta di gruppo, un'impronta di gioco, un'impronta da squadra, credo che in queste due partite qua si sia visto, con l'Albino Leffe si è visto, contro una squadra che subisce sempre poco, comunque abbiamo creato le nostre occasioni, dobbiamo fare sicuramente qualcosa in più. Il tipo di svolta, non lo so, sicuramente deve venire attraverso i risultati, una maggior fiducia e l'essere un po' più prolifici sotto porta, e questo lo dobbiamo costruire attraverso una migliore condizione, una migliore presenza in area di rigore, un po' di cose su cui stiamo cercando di lavorare. E riguarda non solo, quando parlo in generale di gol fatti, non parlo mai solo ed esclusivamente degli attaccanti, sì, sì, perché credo sia ingeneroso mettere una croce addosso a Ferrari di turno o qualcun altro, ma anche, come è successo con l'Albino Leffe, siamo stati propositivi anche in situazioni di palle inattive. Il Mantova, che è primo in classifica, mi sembra abbia 10 gol da parte dei difensori, quindi quando parlo di essere più presenti e più efficaci sotto porta, riguarda anche i difensori o centrocampisti, riguarda la squadra in generale, così come chiediamo ai nostri attaccanti dei sacrifici quando la palla l'hanno gli altri. Mister, in questo senso volevo chiederti, l'altra volta avevi parlato di, tra virgolette, trovare lo spazio per Della Morte per cercare di essere più propositivi, più efficaci nel reparto avanzato, comunque in area. Visto che domani ti mancano due squalificati, Ronaldo e Laezza, e quindi comunque non si può riproporre lo stesso 11 delle ultime due partite, potrebbe essere l'occasione di vedere la difesa 4, comunque di cambiare, vedere più il Vicenza, tra virgolette, di vecchi, quello che vorresti tu? Sì, però sulla difesa 4 ci stiamo lavorando. Sicuramente l'innesto di Cuomo ci dà delle soluzioni in più, e per questo ringrazio la società per averlo portato, avercelo messo a disposizione, perché è un elemento, a mio avviso, ha fatto piazze importanti, categorie importanti, scende dalla B ed è allenato e pronto, perché comunque in via su Tirol la sua parte l'aveva fatta, quindi è un giocatore pronto che ci può permettere queste soluzioni sulle quali dobbiamo lavorare e ci stiamo lavorando. Poi cos'è che ti chiedevo della morte, del discorso offensivo. In questo momento in organico abbiamo Della Morte e Jimenez, che sono due giocatori che ci possono dare in mezzo al campo qualità in più, e noi dobbiamo cercare di avere un po' più di qualità rispetto a quello che abbiamo, che ho messo in campo in queste due gare, mantenendo però, ripeto, il giusto equilibrio. Io voglio vedere una squadra solida e tosta. Poi
sono anche uno che vorrebbe vedere la squadra giocare in un certo modo e questo lo possiamo costruire attraverso l'allenamento, attraverso la predisposizione anche a certi giocatori. Più giocatori di qualità si riesce a mettere in campo, chiaramente meglio è dal punto di vista del gioco. Per quello che riguarda le idee di gioco, bisogna lavorarci sicuramente ancora. Io, quindi, scusa per chiudere, ma domani potrebbe essere l'occasione per può vedere essere due soluzione, di uno, può diciamo, essere una soluzione, può essere una soluzione, sì, sì, sicuramente. Appunto, se della morte domani... mi chiedete la formazione? No, vabbè, è un'indicazione. su, però sì, la ricerca di qualcosa di più offensivo, che può essere Jimenez in un 3-5-2 o può essere della morte che può giocare da trequartista, può essere questa una soluzione che abbiamo. Comunque Cuomo è pronto domani, se tu volessi, sì, può partire titolare. A disposizione, sì, perché col Sud Tirol si è sempre allenato e comunque è sempre stato a disposizione, ha fatto un buon minutaggio anche in Serie B, quindi è un elemento che ci darà sicuramente una mano importante. Ne avevamo bisogno perché con l'uscita di De Maio e con Pasini che non è a disposizione, dietro eravamo un po' corti e lui ci può garantire anche il passaggio a una difesa a 4. Ma tu domani pensi di restare in una difesa a 3? Sì, domani sì, sicuramente sì. All'inizio sì. Okay. Secondo te quali sono i pregi e i difetti di questo Vicenza? Allora, i pregi vedendo la squadra comunque di un gruppo che si allena con lo spirito giusto, un gruppo professionale, un gruppo che lavora bene, è un gruppo che non lascia niente al caso. Ho trovato una squadra con dei giocatori che sanno e sono consapevoli di dove sono e quello che devono fare, gli obiettivi che devono raggiungere. Il difetto di questa squadra in questo momento qua è un po' di brillantezza, un po' sentendo un po' anche i commenti, anche i vostri commenti, un po' anche da gente che vede la nostra squadra, sembra una squadra compassata perché è una squadra abbastanza muscolare, è una squadra che quindi ha bisogno di un po' più di brillantezza. E mi auguro che ce l'abbia nelle corde e si riesca anche attraverso il lavoro di fare in modo che questa squadra possa avere anche un po' più di quella brio, un po' più di quella brillantezza che serve. Li hai tutti, a parte sì. Cataldi e Pasini? Sì, poi i due squalificati, no, e poi sì, ha avuto qualche problemino la scorsa settimana a Tronchin, per cui era venuto in panchina ma non era disponibile. Invece questa settimana comunque si è allenato, a disposizione, quindi ho tutto il gruppo. Senti, per quanto riguarda il Vicenza che ha chiesto pregi e difetti, però qual è la cosa su cui intervenire, che tu stai lavorando proprio adesso in maniera decisa, perché ritieni che sia quella la cosa più importante? In questo momento qua, come si diceva prima, la qualità del gioco, la predisposizione alla squadra dei giocatori a giocare, ad essere diciamo così padroni della gara, ad essere a riuscire a gestire il più possibile la partita, e questo lo puoi fare se quando sei in possesso palla hai la predisposizione a volere la palla, a voler giocare, ad avere delle idee su come giocare, su cosa fare, e questa è una cosa su cui si deve lavorare, perché a volte questa squadra si fida troppo dell'individualità e a volte tra di loro aspettano la giocata del singolo, aspettano la giocata di questo, aspettano il gol di quest'altro, e invece dobbiamo ragionare di squadra, dobbiamo arrivarci assieme a non prendere gol e arrivarci assieme a fare gol, e quindi bisogna essere tutti propositivi. Quindi parlavi di brillantezza, no? Per brillantezza vuol dire anche un gioco più veloce, un gioco che appunto sì, che guarda meno, che aspetta meno le giocate del singolo per giocare più veloce, più sì. Questo sì, ma questo lo possiamo avere, cioè è sia l'aspetto fisico sia in fase difensiva,
sia l'aspetto tecnico in fase offensiva, riuscire ad essere un po' più vivaci, un po' più intraprendenti, un po' più da collettivo, da squadra che si muove insieme. E invece a volte ci fidiamo, ripeto, della giocata del singolo senza dare molte soluzioni al possessore di palla. Senti, quando, torno un attimo indietro perché vorrei capire bene, quando tu parli della qualità del gioco, a me viene in mente che tutti sempre abbiamo detto che questa squadra, senza dubbio, all'inizio del campionato era una squadra dove c'era qualità ed era anche riconosciuta come una delle più forti del girone. Quindi quando tu dici qualità del gioco, a cosa ti riferisci? Perché che, questi giocatori... Che dobbiamo far rendere al massimo tutti i giocatori per quello che erano le aspettative. È chiaro che domani andiamo ad affrontare una squadra che ha i nostri stessi punti. Le aspettative loro erano quelle di salvarsi all'ultima giornata, magari attraverso i play-out, e invece c'ha gli stessi punti nostri. Vuol dire che qualcosa non è quadrato, qualcuno non ha reso al 100%. Il motivo perché non ha reso, non lo so, a me tocca cercare di fargli rendere al 100%, quindi vedere se veramente questa squadra è una squadra di grande qualità nel momento in cui tutti riusciranno a esprimersi al 100%. E questo il mio compito, quello di far esprimere i giocatori al 100% e poi metterli in campo. Quindi è un po' questo. Sulla carta tanti spesso ragionano su quello che è stato fatto. Questo giocatore ha fatto quest'altro, l'anno scorso, 2 anni fa, l'anno passato. Nel calcio conta il presente. Ma quanto può contare oggi l'aspetto psicologico di una squadra che era partita con un obiettivo diverso rispetto a quello che è? Tantissimo. Tanto perché... ripeto, sono un gruppo di ragazzi consapevoli e sanno che da tutti si aspettavano molto di più e loro vorrebbero riuscire a fare qualcosa in più, però a volte non sempre sono riusciti a farlo, anzi è un periodo che arrivavano da un periodo dove non erano riusciti a farlo. Tu in una sorta di, diciamo, scala di crescita della squadra, che scalino in più ti aspetti domani alla terza partita che fai con il Vicenza? Di opportunità di gol, di situazioni di gioco, e vorrei, ed è un gradino ed è una crescita, mantenere l'imbattibilità, perché comunque riuscire a dare continuità e non subire gol, anche questo è un gradino, è una crescita, perché crea i presupposti poi per poter vincere la partita. Io so che arrivo da una stagione dove ho vinto il campionato subendo pochissimo, sì. Ma in genere ho sempre allenato anche squadre che hanno fatto anche parecchi gol, per cui era un po' un'eccezione. Mi auguro che qui si riesca a trovare quel giusto equilibrio, subire il meno possibile, ma essere anche un po' più prolifici. Volevo chiederti, l'indisponibilità di Ronaldo domani ti costringerà, ti sta già costringendo nella tua testa a cambiare un pochino il modo di giocare della squadra, far partecipare di più la difesa, tenere un po' più indietro, eccetera? No, domani abbiamo 2 assenze per esperienza, per personalità, per presenza in campo, pesanti, perché Laezza e Ronaldo ritengo siano 2 giocatori forti. E giocheremo comunque sicuramente con un giocatore in grado di sviluppare gioco con grandi geometrie come Fausto Rossi, per cui sono tranquillo sotto questo punto di vista, perché abbiamo fuori alternative valide. Questo è un organico a mio avviso importante, e quindi anche chi è fuori, quando ha l'opportunità di giocare, deve dimostrare di essere da Vicenza. E in questo momento ho fatto delle scelte dando una certa continuità, e
Poi però mi aspetto che chi entra e chi gioca al posto di questi giocatori mi diano delle altre, mi possano dare delle altre soluzioni. Mister, l'esito della partita di domani dipenderà solo da come va in campo, come scende in campo Vicenza? Mi piacerebbe diventare così, mi piacerebbe diventare così. Lo dicevo prima, essere una squadra che se sa che se va in campo e fa la partita ha grandi possibilità di vincere. In questo momento non lo so se è ancora così. Dobbiamo cercare di costruire questa cosa, avere la consapevolezza che la fase difensiva fatta in un certo modo ci porta a, la fase offensiva fatta in un certo modo ci porta a, lo facciamo, riusciamo a farlo, continuiamo a farlo, e questo rende più sereno anche me. sai di avere una forza e che se fai quello che devi fare la partita poi alla fine la porti a casa. In un modo o in un altro può andarti male una gara, ma poi con continuità la partita la porti a casa. In questo momento siamo ancora un po' così, non propriamente con in mano il nostro destino, la sensazione mia. Mi auguro domani di vedere qualcosa di più. Hai trovato quello che ti aspettavi quando sei arrivato a Vicenza, cioè le difficoltà che ti aspettavi o qualche difficoltà in più magari che non avevi considerato? No, qualche da fuori, perché magari da fuori uno appunto da fuori fai delle valutazioni e credo che siano state abbastanza azzeccate anche con i miei direttori, più o meno le necessità di questo gruppo, i punti di forza e i punti deboli di questo gruppo, diciamo che da fuori erano abbastanza evidenti, sia i punti di forza soprattutto, ma anche qualche difficoltà, e credo che sia così. Ripeto, bisogna solamente riuscire a ricominciare a far girare la ruota dalla parte giusta, perché comunque questa squadra, questo gruppo per una parte di questa stagione ha fatto bene, molto bene, quindi bisogna solamente riuscire a far ripartire gli ingranaggi giusti.